Il mentale superiore di Massimo Bianchi. Capitolo 3. Innamorarsi consapevolmente. In verità ti dico, se uno non rinasce dall'alto, non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo. Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Gli rispose Gesù. In verità ti dico, se uno non nasce da acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Se ci sforzassimo di leggere questo brano del Vangelo sul piano bidimensionale, potremmo farci delle gran risate. Il pensiero bidimensionale è simile a quello degli animali. Gli animali domestici hanno un mentale che per ragioni evolutive ancora non riescono a maneggiare. Anche noi siamo nella stessa situazione. Infatti, gran parte degli esseri umani non sono in grado di interagire con le particelle del mentale superiore, quelle del pensiero quadrimensionale. Un cane compie lo sforzo per maneggiare delle linee di pensiero nuove per lui e contemporaneamente offre il suo immenso amore guardandoci con i suoi occhioni. Non capisce quello che diciamo, ma il fatto di parlargli è importantissimo per la sua evoluzione. Si rende conto che noi stiamo facendo qualcosa che lui non è in grado di fare. E si sforza di tirare delle linee nel suo campo mentale per ampliarlo. Noi stiamo facendo lo stesso. Ogni volta che spingiamo le nostre facoltà mentali ai livelli più alti che possiamo raggiungere, aumentiamo la profondità del nostro pensiero e prepariamo la mente ad aprirsi ad una nuova realtà, quella della quarta dimensione.